Ciao. Fanciulle, bentornate sul canale per spacchettamento della domenica. Ebbene sì, abbiamo tre pacchetti, se si possono chiamare pacchetti, perché questa è una bustina. Inizio proprio da questa. Io so già che cos'è, è una cosa molto carina. Doveva arrivare ieri, così facevamo tutto un tema. Ed è questo. Aspettate, tolgo dalla busta, ci faccio. Che bella, ragazzi, è fatta benissimo, la vedete? Vediamo se riesco a metterla dritta. Degli stampini in silicone per cioccolatini. Ma io probabilmente non ci farò i cioccolatini, ma penso che con la resina o con la colla a caldo voglio provare. E io l'ho visti e ho detto no, devo provare a chiedere al venditore, più che al venditore sulla piattaforma Amazon Trader, dove si pagano, comunque c'è lo sconto, sono gratuiti, dipende da quello che sceglie. Ho detto ma provo a fare la richiesta, mi hanno accettato, mi hanno dato il voucher e quindi ho pagato una stupidaggine e eccoli qua. Dai, sono troppo belli, guardate come sono fatti bene, troppo felice, mi piacciono troppo queste faccine, stanno andando di moda, non lo so, chissà, magari mi comprerò pure qualche pupazzo, qualche cuscino, le ciabatte, vabbè, comunque riponiamo tutto, almeno in questa di plastica. Mio figlio è lì che guarda un altro film. Stamattina è stata un po' dura, ho fatto fare un sacco di compiti, poi siamo usciti, siamo tornati da poco. Allora, questa è carta. Apriamo questo. Vediamo un pochino. Ah, bene, perfetto. Una scatolina e ok. Allora, questa mi sembra quella dell'altro giorno che ho fatto vedere la box gioiello, però questa qua mi sa che ci sono gli orecchini e infatti sì. Wow, veramente wow. È la stessa azienda, solo che invece di mandarmi soltanto la confezione mi hanno mandato proprio gli orecchini. Cioè, sono fantastici. Non so se li vedete. Boh, li vedete? Non lo so. Belli, belli, belli. Oh, dentro una bustina sotto, cioè tirando la parte di stoffa, quindi di spugna, al di sotto troviamo anche una bustina con i gancettini. Questi sono in silicone, credo, comunque in gomma. Vedete? E volevo farvi vedere un orecchino, se riesco a acchiapparlo. Ah, ecco, è fatto a uncino, si può dire? O dico qualcosa di strano? Vediamo se riesco a farvelo vedere. A tutti questi anellini, eccolo, sono bellissimi, ragazzi. Poi hanno una luce pazzesca. Allora, riponiamoli. Magari vi farò delle foto, le metterò
dopo o che passa, non lo so, vediamo perché non vorrei dirlo e poi magari non lo faccio, mi dimentico come al solito la scatolina, gli orecchini. Ed era posta qui dentro. Ecco qui. Ok. Quindi questo lo mettiamo qui. E apriamo questo qua, quest'altro pacco che basta fare. In teoria, in pratica. È riuscito in pratica. Ok, questo cos'è? Oh, Madonna, non ne posso più. Mi ero dimenticata. Vabbè, io con questa azienda mi sono fatta, si può dire, nel senso che mi hanno contattato sempre. Ogni volta che mandavo la recensione, loro già mi mandavano il codice con il prodotto. Ta-da! Molti di voi la conosceranno perché da poco, da qualche mese, la Startmakers c'è anche in Italia. Ha un altro nominativo, ma sono sempre loro. Abbiamo 10 spazzole, se così si possono chiamare. Queste qui ormai le conoscete. Diventate famose da Clio Makeup. Wow! Allora, la confezione, come stanno lavorando ultimamente, mi piace tanto. Infatti, c'è un giallo sotto e poi queste riposte così. Belle, che riprendono comunque questo colore ambrato, aramato, del pennello. Sono belli perché appunto hanno lo stemma e la scritta e sono fatti abbastanza bene. Dico abbastanza perché non conosco quelli della MAC, quelli famosi, quindi non posso compararli, però suppongo che avranno delle differenze anche in stoffa, in setole, sulla stoffa. Però ragazzi, guardate, morbidissimi. Oh, sembra che ti fai un massaggio bellissimo, ma io già ne avevo altri di questi e uno ne avevo grande grande grande, che lo utilizzavo per mettermi la crema, perché insomma io la crema alle mani non la sopporto molto. Ok, sono 1, 2, 3, 4, 5, 10. Vanno dal più grande al più piccolo, quindi medio, eccetera, eccetera. Vediamo un po' così più o meno. Io li sto sistemando, voi magari non lo vedete, però ve lo faccio vedere. Ecco, così, 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 così. Come li ho trovati. La confezione è veramente bella. Non è niente di che, però già che si chiude a calamita, quindi a scatto, potete riporci anche qualcos'altro, non solo per forza questi, anche perché poi magari diventa scomodo aprire, chiudere, e di solito se io dovessi avere proprio, oppure dovessi fare un uso costante dei pennelli, mi piacerebbe averli a portata di mano dentro a una bolla, non so, tipo un recipiente rotondo dove li metto dentro. Tipo il portapenne, per capirci, dove posso prendere, togliere, fare la giocoliera con i pennelli. Però vabbè, insomma, ognuno poi ha la sua strategia. Io non li uso tanto, perché non uso fondotinta, non uso niente, quindi qualche volta però sì, li uso. Vabbè, con questo è tutto, quindi con i spacchettamenti della domenica è tutto. Fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Non erano molte cose, però vabbè, insomma, qualcosina. Ah, meno male, meglio così perché ho ancora un po' di cose arretrate da fare e non ho solo quello da fare, quindi vabbè. Niente, a me mi sono piaciuti molto gli orecchini, ma però
vince su tutti i fronti le mie le emoticon mi piacciono veramente da pazzi. Se avete voglia di dirmi, se avete, non so, se vi fa piacere scrivermi che cosa volete che io faccia con queste faccine. A proposito di faccine, non so se avete notato, vedi che io qui ho la pupù, non ho resistito a non metterle, a non metterli, perché mi piacciono troppo. Vabbè, mi sto perdendo in chiacchiere come al solito. Io vi lascio un bacio. Vi ricordo il mio giveaway ancora aperto sul canale. E vi do una buona domenica, se riusciamo sempre che YouTube mi fa la grazia di caricare il video in tempi brevi. Altrimenti buon inizio settimana. Va bene? Un bacio ragazze, lasciate un like se il video è piaciuto. Ciao!